Fosca, un romanzo di Iginio Ugo Tarchetti, pseudonimo di Iginio Pietro Teodoro Tarchetti. Albus Percival, Wulfric, Franco, Silente. Immenso rappresentante della scapigliatura, pessimo scegliersi gli pseudonimi. Fosca è un romanzo veramente poco considerato al giorno d'oggi, eppure probabilmente uno dei prodotti più interessanti della letteratura scapigliata. E ha avuto un'eredità notevole, che credo sia giusto ricordare. Ma iniziamo dalla trama del romanzo. Giorgio è un militare. Durante un congedo per malattia incontra e si innamora di una donna sposata, Clara. Il loro amore è idilliaco e tutto il resto, quindi la domanda è: chi dei due muore per primo? Nessuno, tranquilli. Ma lui viene trasferito. Spesso ospite a casa del suo colonnello, sente spesso parlare di Fosca, la cugina di tale colonnello, che soffre di una non ben precisata malattia nervosa. Il suo posto è sempre apparecchiato a tavola, ma lei non viene mai. Inoltre le sue crisi nervose le fanno fare delle urla a metà strada tra Xina e Tarzan, che turbano non poco il povero Giorgio. Viene a sapere che Fosca è un'appassionata lettrice, una donna intelligente, colta, e sente crescere la curiosità per questa povera donna sfortunata. Poi finalmente la vede e lei è un cesso di proporzioni astrobibliche e gli passa la fantasia. Ma la fantasia viene a lei. Un po' per pietà, un po' sotto ricatto, Giorgio accetta di fingere amore per Fosca. Nel frattempo, tra una crisi di nervi e l'altra, Clara lo lascia per stare accanto al marito che tiene un sacco di problemi. Come se non bastasse, perché si sa che le notizie di merda non vengono mai da sole, il colonnello scopre della tresca tra lui e Fosca e lo sfida a duello. Devastato dalle giornate di merda che ha avuto, decide di andare a letto con Fosca, l'unica donna che lo abbia davvero amato, senza limiti e senza logica. E il giorno dopo, durante il duello, colpisce il suo avversario e avrà la sua prima crisi isterica, con convulsioni, urla, tutto il pacchetto completo. Lei crepa pochi giorni dopo, ignara di tutto, e il colonnello se la cava, mentre Giorgio si ritrova a combattere con la stessa malattia di Fosca, che, diciamolo, forse un po' di seccia la portava. Il romanzo, in linea con la sensibilità scapigliata, ha un approccio antimanzoniano. Gli scapigliati reagiscono criticamente non tanto contro Manzoni stesso, ma contro quello che Carducci definì il manzonismo degli stenterelli, ovvero un'imitazione passiva e arida del primo romanziere italiano. Il romanzo di Tarchetti è infatti antistorico, rappresenta un genere moderno a metà tra autobiografia, perché ebbene sì, c'è stata una tresca con una racchia nella vita di Ginio, a metà, dicevo, tra autobiografia violentemente sincera e immaginazione. Nel romanzo succede poco, sono le emozioni, i percorsi dell'anima a essere importanti. Infatti la realtà non è oggettiva. Sebbene Giorgio riduca ogni sentimento, compreso l'amore, a un dato fisico, chimico, biologico, il romanzo non rappresenta affatto una visione scientifica. Sono questi gli anni anche della parapsicologia e dell'eredità bohemienne. Il mistero è ovunque ed è vissuto come un'aberrazione mortale e affascinante allo stesso tempo. Un tema che ricorre per tutto il testo è quello del dualismo, anzi possiamo dire che il dualismo è la spina dorsale della vicenda raccontata e dell'esperienza scapigliata. Morte e vita, scienza e mistero, vita e poesia. Passaggio dalla realtà fisica a quella psichica, realtà e immaginazione. È un dualismo che non presenta confini definiti, è fluido e cerca di confondere. L'ossessione per la morte e per tutto ciò che è incomprensibile e irrazionale è la chiave di interpretazione per il rapporto amore-disgusto tra Giorgio e Fosca. Rapporto che non solo rappresenta la psicosi personale dell'autore, ma anche la psicosi che stava vivendo la letteratura italiana dell'epoca, trascinata dalle nuove sperimentazioni d'Oltralpe, ma ancorata a un moralismo pedagogico settecentesco. La tragica storia di Fosca però ci mette davanti anche alla disparità uomo-donna. La donna che ha come sola possibilità nella vita quella di essere amata e per la quale quindi la bruttezza rappresenta la condanna alla solitudine totale. La psicosi della protagonista è anche questo, la passione e l'intelligenza repressi di un essere umano nato nel corpo sbagliato, impossibilitato alla vita e frustrato perché provvisto di vagina, altro che quote rosa. Fosca ha svariati punti di contatto con i dolori del giovane Werther.
Tanto per cominciare, la divisione del libro in una prima parte estiva e felice e una seconda parte invernale sepolcrale. E sebbene nel romanzo di Tarchetti l'amore tra Giorgio e Clara venga consumato, a differenza di quello tra Werther e Lotte, scopriamo che anche questo amore è incompleto, non viene completamente vissuto né completamente ricambiato. In Fosca viene utilizzata la stessa finzione narrativa del Werther, un memoriale, o nel caso del Werther una raccolta di epistole, trovate e pubblicate postume. Certa critica vede una citazione a Promessi Sposi in questa scelta, ma leggendo le introduzioni scritte dagli editori fittizi dei due romanzi, si vede chiaramente come Tarchetti abbia preso a piene mani da Goethe. Troviamo anche delle vere e proprie citazioni dal Werther, l'idea di una speciale disposizione del cuore contro tutto ciò che è mediocrità, descrizioni quasi erotiche dell'ambiente naturale che rimandano alla lettera del 10 maggio. Addirittura il capitolo 11 di Fosca si conclude con la frase «Allora era ancora capace di creare intorno a me dei mondi», un'espressione ricorrente nel Werther. Può darsi però che anche le affinità elettive abbiano avuto un peso nella stesura di Fosca. La storia di Clara, ad esempio, che cerca di rivivere forzatamente gli anni persi della gioventù con Giorgio, presenta un eco della storia d'amore tardiva di Edoardo e Carlotta. Anche il continuo dualismo e parallelismo degli elementi del romanzo richiama la simmetria delle affinità elettive. La scena della dichiarazione di Giorgio, per esempio, quando, pensando a Clara, parla d'amore con Fosca, sembra richiamare la scena dello pseudo-adulterio dei protagonisti del romanzo goethiano, i quali consumano un rapporto pensando però ai rispettivi amanti. Nel 1981 verrà tratto un film dal romanzo di Tarchetti, diretto da Ettore Scola su sceneggiatura di Ruggero Maccari e dello stesso Scola. Passione d'amore è una pellicola che qui ci siamo cagati poco, ammettiamolo. È un ottimo adattamento del romanzo, anche se qualche libertà se la sono presa, specialmente per quanto riguarda la storia di Clara. Nel romanzo viene più volte ribadito che l'amore di Clara per Giorgio nasce da un sentimento di pietà per lui. E tale dinamica è importante perché sottolinea, in antitesi, quella che è la dinamica del rapporto tra lui e Fosca, mentre nel film non viene data importanza all'incontro tra lui e Clara. Inoltre sul finale Clara cede Giorgio a Fosca come atto di bontà, perché quella donna sfortunata ha bisogno di lui. In generale si cerca di costruire una storia ben più romantica tra Giorgio e Fosca, si ricerca una sorta di tradizionalità che forse meglio si poteva registrare su pellicola. Scola inoltre ci fa conoscere più attentamente la vita militare, la cui povertà intellettuale sottolinea per contrasto la ricca vita interiore e l'atroce senso di solitudine e reclusione dei protagonisti e specialmente di Fosca. Questi temi saranno affrontati anche nel musical Passion del 1994, tratto proprio dal film. Che cazzo ci fa il libro di uno scapigliato a Broadway? Dovete chiederlo a Sondheim, non a me. Stephen Sondheim, paroliere di West Side Story e compositore e scrittore di Sweeney Todd, tanto per farvi capire, rimane estremamente colpito dalla storia di Scola, anche se sentendo i testi delle canzoni mi sa che ha letto anche il libro. In un'intervista rivela che voleva proprio andare a vedere come sarebbe riuscito Scola a rendere credibile una storia d'amore così improbabile. La tematica dell'ossessione, della malattia, dell'egoismo affascinarono Sondheim, che mette in scena un musical estremamente intenso. Tanto per dire, la prima scena è una canzone d'amore tra Giorgio e Clara nudi nel letto, giusto per non far aspettare gli spettatori con la roba buona. No, dico davvero, l'ha detto Sondheim. Cioè, non con queste esatte parole, però più o meno. Il musical vincerà 4 Tony Awards, tra cui miglior musical, e sarà per molto tempo disprezzato dal pubblico, che detesta Fosca. Non vede l'ora di guardarla crepare. Il problema del musical, per me, è un problema di ritmo. L'inizio così brutale non permette di conoscere i personaggi. I cambi di scena, con gli interventi continui dei militari, che ripetono le canzoni cantate precedentemente, non fanno prendere fiato. Mentre questo è proprio il genere di storia che beneficia di un po' di silenzio tra una mazzata e l'altra. Le musiche comunque sono meravigliose e alcune messe in scena sono estremamente efficaci.
come l'introduzione di Fosca, che è un'ombra misteriosa che scivola alle spalle dei personaggi in scena portando una musica tragica sul palco. O anche la dichiarazione sbagliata di Giorgio, preso tra Fosca e il pensiero dell'amata Clara. Vi consiglio di dare un'occhiata, anche perché ci sono un paio di canzoni di Fosca che, se non vi fanno piangere, vuol dire che siete freddi come lo stronzo di un eschimese che caga a mezzanotte. Tanto per non essere volgari. Grazie.